E a Matteo Renzi, che ieri aveva criticato i 5 Stelle dicendo che i problemi non si risolvono solo con i baffa, oggi replicano a muso duro i parlamentari vicini a Beppe Grillo, che sul blog dell'ex comico definiscono Matteo Renzi un sindaco ombra, insomma poco presente in consiglio comunale, dunque lo invitano a dimettersi. Servizio di Elisabetta Margonari. Se non si fosse capito, a Grillo le riforme avviate dal Parlamento non piacciono. La Costituzione non è carta da culo. Lo scrive su Twitter. È la sua sintesi dopo il via libera nell'aula di Palazzo Madama al disegno di legge del governo col percorso di modifica. Secondo i senatori del Movimento, il voto favorevole a quel testo invece violenta la carta. E poco importa che sia una modifica con ogni probabilità di per se stessa incostituzionale. Del resto la Costituzione che volete a tutti i costi devastare, la violate già tutti i santi giorni, e l'unica voce a ricordarvelo, signori, è quella del Movimento 5 Stelle. Su questo punto sono d'accordo con il leader, su altro resta da chiarirsi, perché l'atteso incontro tra il capo politico del Movimento e i parlamentari ancora non c'è stato. Pareva potesse essere oggi, solo voci. Riunione sollecitata dopo il richiamo di Grillo ai suoi, colpevoli di aver proposto e fatto approvare un emendamento per l'abolizione del reato di immigrazione. Non si va fuori programma, li ha avvisati, e per questo gli eletti chiedono spiegazioni. Rinviate a data da destinarsi, la settimana è piena, tagliano corto gli onorevoli. E poi domani si chiude la campagna elettorale in Trentino e già si comincia a preparare il terzo V-Day, che sarà il 1° dicembre a Genova. È in piazza che Grillo trova forza, lì ora si concentra, mentre i parlamentari difendono il proprio ruolo. Renzi ci accusa di lavorare poco in Parlamento e costare troppo alla protesta di Di Maio, vicepresidente della Camera. Guardi le nostre presenze in aula e il nostro indice di produttività, piuttosto è lui che fa il sindaco ombra. Si dimetta.